Le gouvernement italien déçu par la nomination de l'Espagnol Javier Colomina au poste de représentant spécial de l'OTAN pour la région sud. Dans une lettre signée par le représentant permanent de l'Italie auprès de l'OTAN, le gouvernement italien a exprimé ses doutes quant à ce choix, appelant à une approche renouvelée des politiques de l'Alliance dans cette région sensible. Lors du récent sommet de l'OTAN, Giorgia Meloni avait souligné l'importance stratégique de la région sud, suggérant que le poste soit confié à un Italien. Gian Giacomo Calovini, chef du groupe des Frères d'Italie au sein de la commission parlementaire des affaires étrangères, espère que lorsque Marc Routeux prendra ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN, les choses changeront pour reconnaître le rôle de l'Italie. Cerchiamo anche qua, però, de ricostruire esattamente come sono andate le cose. Al vertice de Washington, 75 ans della NATO, era presente il président del Consiglio Meloni e ha sottolineato, comme da tempo questo governo continua a fare, quanto il tema del Mediterraneo, quanto il tema del Nord Africa, quanto il tema del continente africano, sia Un tema fondamentale non soltanto per l'Italia, non soltanto per l'Europa, ma ovviamente anche per l'intera alleanza. A breve, a fine ottobre, primo novembre, ci sarà l'insediamento del nuovo presidente nato, non sarà più Soltenberg, ma si sarà Rutte. Rutte che peraltro ha un ottimo rapporto, questo è risaputo anche con il presidente del Consiglio Meloni, ci auspichiamo e speriamo che ovviamente possa esserci un cambiamento e magari ci possa essere anche un delegato italiano che affronti questa tematica. Ciò detto, per noi è importante mettere sul tavolo la questione africana e la questione ovviamente del Mediterraneo. Dopodiché il nome, se è italiano tanto meno meglio, L'importante è che ci sia un premio di quella che era la versione Meloni. Le ministro italiano della Difesa e il vice-premier ministro se sont montrés déçus par la decisione de di Jens Stoltenberg. I partiti d'opposizione estiment che questa dernière affaire prouve che la credibilità dell'Italia sulla scena internazionale est en baisse. Ho visto che il ministro della Difesa italiano si è molto lamentato di questa scelta del segretario generale di un incarico sul Mediterraneo a uno spagnolo anziché un italiano. Segnalo comunque che che è una scelta che dovrà poi essere confermata dai nuovi equilibri Nato e dal nuovo segretario generale, ex primo ministro olandese Rutte. Ma al netto di tutto questo, eh, la Nato è meno sensibile alla politica di quello che si dice nel dibattito anche italiano. Eh, a, alla, al tavolo della Nato contano divisioni, investimenti, disponibilità di uomini, risorse, know-how, tecnologia. Su questo secondo me l'Italia deve fare di più. La présence de l'Italie sur le flanc sud est considérée comme cruciale par le gouvernement de Giorgia Meloni pour renforcer les politiques migratoires du pays et son rôle stratégique sur le continent africain.